Angelo Rosato, presidente dell'associazione Progetto Etiopia Onlus di Lanciano, e Luigi Cuonzo, direttore della Caritas diocesana Lanciano Ortona. Siete dinanzi ad un grande carico che sta per partire. Per dove, Rosato? In Etiopia, nella regione del Gurage, a 200 km a sud-ovest di Addis Abeba. Ecco, cosa contiene? C'è anche l'intervento di Caritas in questo... Sì, io intanto approfitto perché è vero che spediamo noi, però questa volta la collaborazione è stata fantastica con la Caritas diocesana Lanciano Ortona, che ci ha aiutato nell'acquistare questo generatore. Quindi mandiamo un generatore di corrente e 8 gomme per fuoristrada, in modo che possiamo, come dire, essere più tranquilli quando viaggiamo lì. Ecco, Luigi Cuonzo, la solidarietà fa rete. La solidarietà fa rete è una bella rete, perché comunque ci permette di non solo di creare delle relazioni in loco e quindi delle fattive collaborazioni, ma soprattutto ci permette di fare ponte verso persone che sono più lontane da noi, ma che comunque chiedono questo appello di solidarietà. La Caritas cerca sempre di essere presente nel limite del possibile. Questa collaborazione è anche frutto comunque sempre dei progetti 8x1000 che ci hanno permesso e ci permettono comunque di essere solidali. È un generatore di energia e speriamo che possa generare vita, generare storie belle, come appunto questa rete che possa continuare ad esserci in questo mondo così difficile, in un momento così difficile. Angelo Rosato, lei che segue anche da vicino, perché più di una volta l'anno si reca in Etiopia, questo generatore, come diceva Luigi Cuonzo, speriamo che generi vita, ma sarà così? È proprio così, perché intanto io partirò intorno al 20 settembre, perché abbiamo dei controlli da fare per progettare anche poi nuovi programmi, eccetera. Questo generatore andrà ad una suora che è lì nella foresta, meriterebbe un monumento per quanto impegno vero, cristiano, spirituale e anche concreto mette a disposizione dei più poveri, proprio per alimentare, per aiutare la sua clinica, perché lì spesso non c'è la corrente e quindi quando se ne va la corrente si blocca tutto. In questo modo invece l'aiutiamo, me lo chiedeva da anni e adesso siamo riusciti. È un'operazione, io dico sempre, costosa, ringrazio veramente di cuore, spero che la collaborazione possa continuare, noi ce la mettiamo tutta per la serietà soprattutto. Però va considerato che tra spedizione e acquisto sono importi importanti. L'Etiopia è lontana, ecco, non è a due passi.